settembre. Però a settembre noi, come dirigente, dobbiamo necessariamente organizzare le cose. Quindi vogliamo avere le idee chiare, vogliamo avere delle certezze, altrimenti andiamo a ruota libera, poi cominciano le contenzioni, cominciano a conflittuare dopo delle cose. Quindi io, come dirigente, un pochettino pure come dirigente, voglio avere certezze. Va bene, che faccio quello che voi Paola mi devono dire attraverso il decreto che voi, voi dovete fare questo, va bene, in modo chiaro, non è vivo come sono abituato, fate fuori quella cosa passa a noi e dobbiamo andare a interpretare le cose, quello che riusciamo a interpretare, le cose sono molto caotiche, molto confuse. Dico che il dirigente con tutto parla adesso, è stato mandato il capo espiatorio della situazione, dirigente Kirchner, dirigente sceriffo, dirigente Vera, eccetera. Il dirigente vuole un po' di tranquillità, vuole andare a fare il dirigente significa andare pure nelle classi, avere tempo per dedicarsi all'attività didattica. Noi come attività didattica siamo assenti, lo dico io, perché abbiamo scuole di 1200 alunni, abbiamo 52 classi, come faccio ad andare nelle classi per confrontarlo con i docenti, con la programmazione, con gli interventi del recupero, con l'attività progettuale? Io sono un antidato e lo dico ad alta voce perché non ci sono idee, perché siamo operati da tutto, l'attività normativa, burocratica, amministrativa, tutto quello che fa il dirigente. Seguire l'attività didattica. Siamo diventati dei burocrati. La nostra figura di dirigente è stata strutturata. Va bene, quindi noi vogliamo più spazio, tutto questo è un per dedicarci all'attività didattica, per curare meglio, stare accanto ai docenti, agli alunni, accompagnarli per tutto quanto e ragionare con insieme. Allora, i punti ora hanno fatto decine, negli ultimi 10 anni forse hanno fatto 10 persone. Partendo da Bernardo, Morazzi, Giampini, Teoloni, insomma, ogni anno copiamo una regione. Ogni anno dobbiamo stare dietro a queste novità che sembrano che vengono in fronte. Allora, i punti cardine del discorso sono questi, su cui sono affronteranno adesso anche in serata. Prima di tutto il COF, ma il COF è pacifico che deve essere fatto da noi, dal dirigente scolastico, dal collegio docente, dal consiglio di istituto, hanno combinato un sacco di cose. Noi dobbiamo coinvolgere, come stiamo facendo l'altra parte, non ci deve essere niente di nuovo, dobbiamo coinvolgere tutte le associazioni culturali, va bene, i genitori, perché l'offerta formativa è una cosa di tutti, è una cosa di tutti, non è una cosa che riguarda il dirigente. Dice il dirigente deve preparare il corpo, ma che prepara il dirigente? Cosa c'entra il dirigente? Può dettare gli indirizzi, un pochettino, cartellina programmatica, ma poi si deve confrontare, c'è qualcosa dentro il docente, con i genitori, col consiglio di istituto, ma dopo viene partito. E facciamo questo discorso. Come fa il dirigente a preparare il POF e poi a proporre con il POF a tutta quella parte? Non c'è, è facciamo perché il POF deve essere organizzato da tutte le comunità. Ci vuole la partecipazione, il coinvolgimento di tutti. Però nel corso di quest'anno ci saranno delle novità, perché dobbiamo andare a fare ampiamente l'offerta formativa, dobbiamo decidere poi quale materia devono essere ridotte, quale materia devono essere funzionali in comune con il monte ore, perché ci saranno. Poi l'altro problema riguarda il merito. Sul merito hanno lanciato la parola partenza a parte di gente scorsa, sono versato più di chiosso sul merito. Allora dobbiamo valutare i dirigenti, dobbiamo valutare i professori. Gli alunni non sono per valutare, perché gli alunni sono tutti promossi e quindi non si valutano gli alunni. Guarda caso, prima si valutano gli alunni e le cose stanno bene. Adesso dobbiamo valutare i professori, dobbiamo valutare i dirigenti. Ma i dirigenti li valutano, gli ispettori. E gli ispettori dove stanno gli ispettori? Non esistono gli ispettori, perché è stato fatto, stanno cercando di fare un concorso, però questo concorso non è andato a fare. Quindi non ci sono ispettori per valutare i professori, da chi devono essere valutati? Da un gruppo interno di valutazione costituito da dirigenti, 2 docenti e 2 genitori facenti parte del consiglio di studio. Nella scuola superiore hanno anche un ma parlano anche di alunni. E tutti le priori, poi stiamo dicendo le cose che sappiamo, poi stiamo dicendo le cose che sappiamo, poi un emendamento sul quale si è poi
Quindi, gruppo di valutazione. Questo gruppo di valutazione è stato così una cosa, che cosa vuol dire? In base a quale criteri? Vabbè, molto aleatori, molto fulosi i criteri. Quindi, la parola molto importante al dirigente scolastico. La scuola sarà divisa in insegnanti serie A, B e C. Per le meritevoli e per la meritevoli. E quindi ci sarà una presentazione concettuale che viene determinata. Se non ci danno dei criteri validissimi proprio, sui quali si può intervenire sul principio. L'altro discorso che ho fatto con Cano funzionario, ne vengono tanto, perché noi abbiamo bisogno di più personale. Saranno assunti 50.000 perché stanno funzionando, va bene, però non ci mettiamo la testa, perché ad ogni scuola toccheranno 5-6 professori più. Non è che toccano poi non si sa che cosa. E noi con questi 5-6 professori dobbiamo coprire tutte le malattie, tutte le supplenze di legge. E quindi non è che sono un branchino. Poi quando non ci sono persone ammalate, questi docenti che fanno? E dobbiamo anche ragionare su come utilizzare questi docenti. Ma voi pensate, è un discorso che riguarda il tempo adesso. Poi c'è l'albo regionale. Prima si parlava di albo regionale, poi è diventato l'albo provinciale, adesso l'albo circoscrizionale. Quindi ogni 20.000 alunni cumpliranno un albo. E qua c'è anche il caso Sorbelli, perché il diritto, allora, saranno assunti sempre dal Valle, da parte del primo scolastico provinciale, di diversi docenti, quindi sono inseriti già nella graduatoria di esaurimento, dico esaurimento nervoso, perché questi poveretti da 20 anni che aspettano e quindi si sono esauriti tranquillamente. Quindi ci ritroviamo come sono esauriti, e dopo 20 anni hanno fatto i soggetti per vedere che la maggior parte sono esauriti. Questi verranno sistemati, da tempo determinato a tempo indeterminato. Va bene, e saranno altri 40.000, 50.000. Questi docenti, il preside, nell'ambito dell'offerta formativa, dell'ampliamento formativa, dovrebbe nominare, scegliere lui da questo albo territoriale. E questo a me non sta bene. Io voglio che ci sia, io chiamo un insegnante, mi occorre, secondo quanto è stato stabilito dal collegio di un insegnante di inglese, io chiamo, non chiamo carbone operativamente, chiamo un insegnante di inglese, quindi che vengono fatte delle graduatorie. Dopodiché noi chiamiamo un insegnante di inglese informato, chiamate madre, quello che riteniamo più a secondo l'esigenza. Io non voglio chiamare, e parlo di nepotismo, di clientelismo, di colpa di. Lei non vuole chiamare, ma con questa riforma ci sono. Hanno comprato una cena a livello condizionato sulla incompatibilità. E allora stanno che intelligenti. Io non chiamo, come dire a mio figlio qua, in questa scuola, chiamo nella scuola e faccio lo scambio culturale con l'altro e facciamo un discorso che vanno a perdere tempo nel Senato, nel Parlamento, non si sa ne parla. Dici incompatibilità. E poi io faccio lo scambio con l'altro prese, lui mi manda i suoi figli e io mi prendo e lui si prende i miei figli, quando per lì. Incompatibilità, non si sa che poi l'hanno comprato. Quest'altro problema. Anche questo è un discorso, secondo me, sul quale devono ragionarci attentamente come sindacati e anche come il Parlamento e il Senato che poi devono valutare con attenzione. L'altro discorso riguarda il personale A. Su questo decreto, il personale A già è stato sistemato con la legge di stabilità. E con la legge di stabilità lo sapete benissimo. Hanno tolto 2.000 posti di collaboratori scolastici. Gli assistenti amministrativi non verranno sostituiti, soltanto nelle scuole con tre assistenti amministrativi sono per intervenire. Gli assistenti tecnici non saranno più chiamati, se sta sempre, rimarranno senza, nelle scuole superiori senza assistenti tecnici. Quindi il personale ANA non è stato minimamente considerato, anzi è stato considerato un carico indicativo, 2.000 posti di lavoro. E in questo decreto del lavoro a scuola non si parla minimamente del personale ANA. Anche questo qua è un indicativo, però consideriamo le scuole adesso sono accorpate. Sono diventate scuole con 1.300-1.400 anni. I collaboratori scolastici sono necessari. Sono necessari gli assistenti amministrativi con delle competenze. Perché prima c'erano 6, 7, 8 assistenti amministrativi, adesso sono più 12. Va bene. E con 150 persone, 1.100 alunni, 1.200 alunni, gli assistenti amministrativi sono operati pure loro di lavoro e non ce la fanno. Però non sono stati minimamente presi in considerazione in tutta questa legge, in tutta questa legge. Ora io semplicemente, in modo semplicissimo, voglio dire questo, facendo un pochettino il compagno della situazione nostra, ma che parlo con le altre persone, noi abbiamo bisogno di più risorse, perché il fisco quest'anno è diventato una cosa ridicola,
56.000 euro, allora c'erano 200.000 euro, fino a 2 anni fa noi avevamo 200.000 euro e tutte fanno di dire, ma i progetti sono di 10 ore, i progetti sono di 5 ore, dove prendi i soldi che ho dato i progetti in 20 ore? Hanno dato, ho visto un fondo di istituto di 50.000 euro, diviso 150 personale A, personale docente, quelli sono i soldi che mi è una cosa che dico, perché ora hanno bisogno di più risorse, quando parlano di qualità, parlano di qualche cosa, ma dove sono le risorse? Non è che le persone lavorano senza risorse, senza... Perché hanno tagliato in questa scuola 150.000 euro in meno, cioè, e voglio più personale per la vigilanza, perché purtroppo le cattedre dalla signora Gelmini sono state...